Accordi presenti sono tanti, c'è anche un cambio di tonalità, per questo sono presenti anche tanti accordi. Iniziamo da un La maggiore, io prendo anche con un barré, perché ci è utile per anche fare il fraseggio, questo, perché l'accordo successivo al La è il Re con al basso il La. È questo, quindi il basso di La rimane sempre, e andiamo a prendere l'accordo di Re in questa maniera, ovvero annullare sul quarto tasto della quarta corda
indice sul secondo tasto della terza e medio sul terzo tasto della seconda corda. Poi abbiamo un re di settima maggiore, re major 7, che vado a suonare qui sul quinto tasto, in questo diagramma di accordo, però può essere anche suonato tranquillamente sul secondo tasto con questo barré parziale sulle prime tre corde. Scegli tu quale ti trovi, con quale accordo ti trovi più comodo. Poi abbiamo un do diesis minore settima, barré sul quarto tasto. Con lo stesso diagramma di accordo ci spostiamo due tasti verso la paletta e suoniamo il si minore settima. Poi, come per il re con al basso il la, che è questo, abbiamo anche un re con al basso il mi, quindi cambiamo, abbiamo la stessa diteggiatura dell'accordo precedente, solo che andiamo solo a cambiare il basso. Dalla quinta corda passiamo alla sesta corda a vuoto, questo accordo qui. Poi un mi settima, abbiamo un mi sus quarta con al basso il fa diesis, più facile a suonarlo che a dirlo. Puoi suonare anche un fa diesis minore settima per fare questo accordo. Io, per ottenere una migliore sonorità, mi piaceva questo accordo e ho suonato questo mi sus quarta con al basso il fa diesis, quindi medio sul secondo tasto della sesta corda e anulare e mignolo rispettivamente sul secondo tasto della quarta, terza corda e seconda corda a vuoto. Poi abbiamo un mi con al basso il sol diesis, quindi questo è l'accordo di mi e al basso ci mettiamo il sol diesis. Se non vuoi fare questo accordo puoi fare anche un mi settima, puoi suonare questo mi settima al posto del mi con al basso il sol diesis. Abbiamo un re maggiore, poi abbiamo un sol diesis semi diminuito, accordo semi diminuito, praticamente andiamo a posizionare medio, anulare e mignolo sul quarto tasto della sesta, quarta e terza corda e l'indice lo andiamo a suonare sul terzo tasto della seconda corda. Abbiamo anche un do diesis settima che io suono in questa maniera, puoi suonarlo anche in questa maniera, un fa diesis minore settima barré sul secondo tasto, un sol sospeso quarta, andiamo a posizionare l'indice sulla nota di do, otteniamo questo sol sospeso quarta. Se alziamo invece il dito indice, lasciamo suonare il si, abbiamo un sol maggiore. Questi due accordi sono consecutivi nell'esecuzione del brano. Abbiamo do maggiore, poi abbiamo un do sus quarta, andiamo ad aggiungere il mignolo sotto l'anulare per ottenere questo accordo ed è, vado a suonare solo le corde centrali, quarta, terza e seconda corda, quando devo suonare questo accordo per fare questa specie di riff presente nella canzone. Un do major 7, quindi dal do alzo l'indice, ottengo il do major 7, il fa major 7 sulle prime quattro corde, un mi minore settima, un la minore settima, anche un sol ma con al basso il si, quindi parto dalla quinta corda, un si semi diminuito che vado a suonare con questo diagramma di accordo, quindi indice medio sul secondo tasto mentre anulare e mignolo sul terzo tasto della quarta e seconda corda, mentre l'indice e il medio sulla quinta e sulla terza corda, sul secondo tasto della quinta e terza corda. Poi, come per il
sol diesis semidiminuito, abbiamo anche il fa diesis semidiminuito, quindi mi sposto, diciamo, di due tasti per ottenere questo accordo. Anche un fa minore, un mi bemolle semidiminuito, quindi abbiamo qualche accordo semidiminuito che posso suonare in questa maniera, quindi indice sul primo tasto della quarta corda, mentre le prime tre corde vado a suonarle pigiando il secondo tasto di ogni corda. Posso suonare anche questo accordo in questa maniera, come per l'accordo di si semidiminuito sul secondo tasto, mentre questo, in questo caso, sul sesto tasto. Io nella canzone ho suonato l'accordo qui nella prima porzione di manico. Per sapere che cos'è l'aula privata e come puoi abbonarti, ti lascio il link qui sullo schermo, anche in descrizione. Potrai in questo modo sostenermi sul canale di Patreon. Raccomandazioni finali: se ti è piaciuto il video puoi lasciare un like, se hai domande o dubbi inerenti a questo video tutorial puoi scrivermi nei commenti, se invece vuoi continuare a seguirmi non ti rimane che iscriverti al canale e attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo video!